Amici all'ascolto, un benvenuto da Aurora Frola a questa nuova puntata di Weekend Sportivo. È stata una domenica di risultati sorprendenti per quanto riguarda le formazioni canavesane. Andiamo subito a sentire il punto di Paolo Rubino. Quella appena trascorsa domenica è stata una giornata importante per le squadre canavesane in tutte le categorie. Ci sono stati davvero risultati positivi per le nostre squadre, come non accadeva da tantissimo tempo. Da segnalare prima di tutto in promozione l'ottimo pareggio del Rivarolese sul campo di casa contro il Settimo. È stato uno 0-0 molto positivo per i ragazzi di Vito Scardino, che hanno davvero fermato una delle corazzate di questo campionato, permettendo tra l'altro al Venaria di andare in testa alla classifica e di superare le violette, quindi rendendo il finale di campionato davvero molto interessante, ma soprattutto ottenendo un punto fondamentale per la corsa alla salvezza della squadra granata. Squadra granata che adesso dovrà però cominciare a vincere, cominciare a trovare la continuità, una continuità che fino a questo momento è leggermente mancata per la formazione rivarolese. Abbiamo seguito invece con le nostre telecamere la sfida tra Quincittava e Mati, vittoria fondamentale per gli Orange di Romagnino. La squadra arancione appunto ha vinto addirittura per 3-0 con le reti di Monteleone, Trussardi e Borla Tridon, portandosi a ridosso della formazione, delle formazioni che lottano per i playoff. Mentre stiamo andando in registrazione, si sta invece giocando la sfida tra Quincittava e Aosta Sarra, che potrebbe permettere alla formazione dell'allenatore Mirko Monetta di riavvicinarsi anch'essa alle prime 5 posizioni, ma la sensazione è che purtroppo i nerostellati in questa stagione non riescano mai a trovare il guizzo decisivo. Era già successo nel girone di andata che dopo una lunga serie di successi era arrivata un'altrettanto lunga serie di sconfitte, di battute d'arresto, che aveva impedito alla squadra di trovare i punti necessari per essere davanti, cosa che con l'organico a disposizione potrebbe tranquillamente essere. In prima categoria abbiamo seguito la sfida tra San Maurizio e Rugby Torino, una di quelle sfide che sembrava dovesse essere a senso unico, con la capolista super favorita, e invece ancora una volta la squadra di Andrea Di Muro ci ha stupiti, realizzando due reti e soprattutto giocando alla pari con la prima in classifica. Hanno segnato Ghilardi e Cigna su rigore. Per l'ex giocatore dell'Esperanza è una grandissima soddisfazione, perché anche con la maglia del San Maurizio, direi soprattutto con la maglia del San Maurizio, sta trovando una seconda giovinezza e sta lottando per posizioni importanti come non gli succedeva da tanto tempo in carriera. Bella la vittoria anche dell'Allier contro il Vigliano. A dire il vero, è stata una vittoria anche abbastanza fortunata, perché nel finale la squadra biellese ha fallito il calcio di rigore del 3-3. Essendo poi anche andata in vantaggio nel secondo tempo. L'Allier di quest'anno però è una squadra che lotta, è una squadra che magari non sempre gioca bene, ma riesce sempre a trovare gli stimoli per vincere le partite. È successo anche questa volta, hanno segnato Violante, Brillante e Guglielmetti nel finale. Da segnalare purtroppo invece il fatto che il Vallorco non è andato oltre il pareggio contro il Vallecervo, e questo non ha consentito alla squadra di Fisio Cocco di fare il salto in classifica che sarebbe necessario per uscire da questa posizione difficile. Nel girone D la partita più importante era quella tra Nolese e Bosconerese. Anche qui un pareggio sarebbe forse stato il risultato più giusto, ma la squadra di Gianmarco Stefanetto è riuscita a trovare i 3 punti decisivi, è riuscita a trovare la seconda vittoria consecutiva, è andata in gol 2 volte, e tra l'altro anche il primo gol, che è stato un autogol, è stato segnato da uno che ha giocato una vita con i colori granata. Si tratta di Cavaniero, che ha fatto autogol proprio contro la sua ex squadra. La seconda rete, quella decisiva per la vittoria, è stata invece segnata da un bomber di razza come Caserio. Tutto normale amministrazione invece in seconda categoria, dove ci sono stati tanti rinvii e quindi dove non ci sono state emozioni particolari. Ora cominciamo a parlare del programma della prossima domenica. Partendo dall'eccellenza, andiamo a vedere la classifica.
Gozzano 65, Baveno 44, Aigreville, Volpiano, Varallo Pombia 43, Novecalcio 42, Ivrea 41, Orizzonti United 35, Santhià 32, Gassino 30, Borgaro 29, Junior Biellese 26, Caselle 22, Biogliese e Omegna 21, Chervensod 20, Grugliasco 16 e Verbania 14. Nel prossimo turno impegno proibitivo per gli Orizzonti United contro il Gozzano e derby canavesano tra Volpiano e Caselle. Vediamo l'elenco completo. Biogliese, Aigreville, Borgaro, Grugliasco, Baveno, Junior Biellese, Gassino, Omegna, Orizzonti United, Gozzano, Santhià, Novecalcio, Chervensod, Varallo Pombia, Verbania, Ivrea, Volpiano, Caselle. E in merito a questo campionato abbiamo seguito l'incontro tra Orizzonti United e Volpiano, andiamo a vedere il servizio. Questo servizio è offerto da Unipolsai Assicurazioni, Agenzia Generale di Chivasso e Caluso. Davide Santoro, bomber del Volpiano, anche oggi decisivo. Che gara è stata? È stata una gara non facile, loro una buonissima squadra, ma noi dopo domenica che siamo arrivati a 40 punti l'abbiamo giocata con tranquillità, senza avere l'ossessione dei punti, quindi secondo me abbiamo fatto una grande partita contro una buona squadra. Senti, hai parlato di ossessione dei punti, adesso il primo obiettivo è arrivato, adesso c'è il secondo playoff, visto che il Gozzano sta facendo un campionato a parte. Il Gozzano è un campionato a parte, però obiettivi, ti dico la verità, non ce ne poniamo adesso. L'importante è non buttare via il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, quindi entreremo sempre in campo per fare bene e poi quello che verrà, verrà. Il calcio si può vincere, si può perdere, ma l'importante è andare sempre in campo per fare una buona partita. Oggi l'abbiamo fatto e oggi abbiamo anche vinto.
Il Volpiano è una bella squadra di giovani che però con il bomber d'esperienza fa la differenza. Sì, diciamo che oltre ad avere dei giovani bravi abbiamo un grande gruppo, dei vecchi che aiutano i giovani, e tutti insieme, uniti, questo è il risultato. Un tuo obiettivo personale? Beh, guarda, ti dico la verità, vorrei ancora fare 4-5 gol e, se posso dire per la squadra, arrivare secondi. Dietro a Gozzano sarebbe un grande traguardo. Sarebbe quasi come vincerlo. Praticamente sì, poi se lo squalificano siamo lì, non si sa mai. Riccardo Boschetto, allenatore di Orizzonti United, forse un risultato troppo severo perché insomma due gol di scarto non ci stavano. Dettaglio. La partita l'abbiamo comunque persa, quindi non guardo a quello, guardo una prestazione nostra sottotono, molto sottotono. Ci è mancato tutto, ci è mancato lo spirito, ci è mancata anche un pizzico di qualità. Indubbiamente abbiamo fatto noi la partita, indubbiamente abbiamo tenuto il pallino in mano, però in maniera molto sterile, superficiale, siamo arrivati vicino alla porta centinaia di volte senza mai calciare e quindi non ho nulla da recriminare, tranne che, voglio dire, la prestazione, mi aspettavo una prestazione completamente diversa dalla mia squadra. Senti, forse il fatto che eravate fermi da 15 giorni può in qualche maniera secondo te aver influito? Alibi che non servono a niente, che giustificano solo una sconfitta. Sì, sicuramente siamo stati fermi, ma non è che non abbiamo lavorato. Sei una squadra a mentalità, sei una squadra a ambizione, sei una squadra alla ricerca di un risultato. Non è il fatto di stare fermo una settimana, due settimane che possa incidere nel risultato finale. Se sei più forte vinci, se non sei più forte perdi. Adesso mercoledì arriva la Biellese, un'occasione subito di riscatto. Sì, perché noi ce lo siamo detti chiaramente, o hanno la forza di fare dei risultati importanti uno dietro l'altro, quindi avere una grande continuità di risultati come abbiamo fatto prima di questa sosta, allora il nostro campionato prende un senso, se no altrimenti tra un mese ci vedremo fare partite che non hanno nessun tipo di significato, conseguentemente la società prenderà anche le debite, voglio dire, decisioni, nel senso per cui proverà a programmare la stagione successiva facendo giocare i giovani, aprendo strade diverse, perché altrimenti diventa un campionato che non ha senso. Domenica poi arriva proprio a Cigliano il Gozzano che sta un po' facendo un campionato a sé. Sì, ma questo lo sapevamo, voglio dire, non è inutile ribadire sempre il solito concetto, cioè grandissimi complimenti a una società prima e a una squadra che batterà ogni record, perché non c'entra niente con tutto il resto. Noi dovevamo vedere il nostro percorso, è assolutamente interrotto, abbiamo fatto un notevole passo indietro rispetto alle ultime settimane, bisogna fare grandissima autocritica in primis da parte mia, perché non sono prestazioni che ci possiamo permettere visto il nostro percorso di inizio anno dove abbiamo sbagliato tantissimo, a oggi noi non abbiamo più tempo per sbagliare. Bomba Enrico Travaini, allora quasi finita la squalifica. Sì, finalmente, l'agonia è finita. Niente, finalmente domenica rientro, spiace per oggi che è andata male. Però insomma abbiamo avuto queste due domeniche di sosta che forse eravamo nel periodo migliore che non ci volevano, oggi probabilmente abbiamo pagato anche un po' quello, però fortunatamente adesso recuperiamo già mercoledì con la Biellese che possiamo riprenderci subito dopo questa sconfitta che insomma fa male più che altro per quanto riguarda la classifica, però insomma giocando mercoledì se riusciamo a fare 3 punti siamo sempre agganciati lì nei playoff, quindi insomma non compromette più di tanto, ecco, questa classifica. Forse in gara proprio come quella di oggi chi si è sentito di più la tua mancanza? Ma non lo so, perché comunque in queste ultime 3-4 partite anche senza di me, con la mia assenza, però abbiamo fatto le vittorie e dei risultati positivi, quindi non lo so, sì, oggi forse è un campo pesante, ma è un po' più bisogno di kill, insomma, però non penso che sia stato quello, ecco, fondamentalmente la sconfitta non è stata causata da quella, ecco. Passiamo adesso alla promozione, vediamo la classifica.
Venaria Reale 45, Settimo 44, Alpignano Pondonnaz 39, Matilanzese 35, Quincitava 29, Lascaris e Brandizzo 27, Rivarolese 26, Aosta Sarre Junior Vallesuse 23, Chivasso Banchette 22, Procollegno 21, Pianezza 19, San Mauro 15. Nel prossimo turno da seguire la Rivarolese chiamata a battere in casa il Vallesusa per allontanarsi definitivamente dalla zona calda, ma adesso vediamo l'elenco completo degli scontri. Alpignano Banchette, Aosta Sarre Matilanzese, Brandizzo Settimo, Lascaris Pondonnaz, Procollegno Chivasso, Quincitava Pianezza, Rivarolese Union Vallesusa, San Mauro Venaria Reale. E tra i big match di domenica scorsa abbiamo seguito Mati Quincitava, risultato netto a favore della squadra di Romagnino. Andiamo a vedere il servizio. Car Service raddoppia e da San Ponso apre anche a Leini. Centro revisioni, auto, moto, quad, 3 e 4 ruote, fino a 35 quintali. Officina multimarche, aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato mattina. Aleni, in via Torino, 11. Mirko Monetta, mister del Quincitava, oggi che cosa non ha funzionato? Non ha funzionato che davanti non abbiamo avuto la cattiveria giusta per fare gol. Abbiamo giocato, abbiamo fatto tanto, però non abbiamo realizzato. Ecco.
quali sono stati secondo te i punti di forza della squadra avversaria? Beh, sicuramente una difesa arcigna e poi degli attaccanti molto veloci che ci hanno messo in difficoltà in contropiede. Diciamo un po' la vostra squadra riesce un po' a perdersi alla fine quando c'è bisogno di concludersi. Secondo te qual è il problema? Il problema è che giochiamo tanto ma non facciamo gol. Infatti basta vedere i nostri attaccanti quanti gol hanno a testa, è tutto detto. Se non segnano un difensore o un centrocampista non facciamo gol, facciamo fatica. Dove si potrebbe lavorare di più con la squadra? Beh, sicuramente in fase realizzativa, sicuramente. Pasquale Romagnino, mister del Matti, oggi vi aspettavate questa vittoria? Non è che ce l'aspettavamo, la dovevamo fare, punto e basta. Non è questione di aspettarsi, è questione che bisognava farla e l'abbiamo fatta, quindi è andata bene. Vincere così contro una squadra di questo genere quindi vi porta una lucidità maggiore anche in vista playoff? No, una partita alla volta, poi vediamo. Non è né playoff, né... noi dobbiamo prima arrivare a 41 e poi vediamo. Qual è stato secondo voi il punto di forza della vostra squadra? Ah, tutta la squadra, non c'è un punto di forza, un punto debole, nel senso che hanno giocato proprio da squadra. Ci sono stati i giovani, hanno giocato da giovani maturi, i vecchi hanno giocato da vecchi non maturi ma vecchi intelligenti e la squadra ha funzionato. Quando le cose funzionano, cioè la miscela funziona, il dolce viene buono, quindi oggi abbiamo mangiato una bella fetta di dolce. Prossimo turno con chi vi scontrate? Andiamo ad Aosta contro il Sarre, partita difficile perché sono quelle partite che noi patiamo, perché finché giochiamo come sappiamo giocare non abbiamo paura di nessuno. Alcune volte ci prendiamo delle pause e la cosa non mi piace, però oggi devo solo dirgli bravi. Passiamo ora alla prima categoria, andiamo a vedere la classifica del girone C. Cavaglià 59, Aglie 37, Bianzè 34, Colleretto Pedania e Fenusma 33, Chiavazzese 31, Azzeglio Vallecervo 30, Rodallese 29, Vigliano 28, Fulgor 25, Livorno Ferraris 22, Verres 17, Quart e Vallorco 16, PVF 6. Domenica le nostre telecamere seguiranno l'incontro tra Vallorco e Rodallese, nel quale i bianco-blu dovranno assolutamente vincere per continuare a sperare nella salvezza, ma adesso andiamo a vedere l'elenco completo degli incontri. Azzeglio Vallecervo, Bianzè Aglie, Vigliano Chiavazzese, Fenusma Verres, Fulgor PVF, Livorno Cavaglià, Quart Colleretto, Vallorco Rodallese. Restiamo in prima categoria, passiamo adesso al girone D, andiamo a vedere la classifica. Rapid Torino 52, Barcanova 45, Pozzomaina 43, Nolese 38, San Maurizio 36, Carrara 34, Bosconero 33, Pertusa 31, Rivermosso 30, Vanchiglia 27, Realleini 26, Orione 26, Esperanza 15, Cenisia e Villaretto 14, Barracuda 5. Nel prossimo turno l'Esperanza è chiamata a dare un seguito alla vittoria contro Rivermosso nella sua trasferta sul campo del Carrara 90, ma adesso andiamo a vedere la lista completa degli incontri. Barcanova Pertusa, Barracuda San Maurizio, Carrara Esperanza, Cenisia Orione Vallette, Rivermosso Bosconero, Rapid Torino Atletico Villaretto, Realleini Pozzomaina, Sportiva Nolese Vanchiglia. Domenica scorsa abbiamo seguito l'incontro tra San Maurizio e Rapid Torino, andiamo a vedere le immagini. In collaborazione con Salvamento Academy Canavese, ente formatore per BLSD accreditato Regione Piemonte, Alessolo in via Arduino Casale 87.
Passiamo ora alla seconda categoria, andiamo a vedere la classifica del girone E. Samson 38, Red Devils e Valchiusella 35, Aosta 511 30, San Vincent 29, Chandepra 28, Romanese 26, Gran Combin 21, Fiorano 21, Introd e Corrado 16, Vaiodora 11, Chambav 7, Reale Aosta 0. In questo campionato domenica spicca il derby tra Fiorano e Vaiodora, gara incerta nonostante la differenza di punti in classifica. Vediamo l'elenco completo degli incontri. Aosta 511, Introd, Samson Corrado Jax, Chambav Romanese, Chandepra Gran Combin, Fiorano Vaiodora, Red Devils Reale Aosta, San Vincent Valchiusella. Restiamo in seconda categoria, passiamo al girone F, ecco la classifica. Iveco 41, Corio 34, Mappano 32, Forno 31, Valdocco e Meat Boys 23, Castiglione e Rocchese 22, Junior Salassa 21, Mappanese 20, Castellamonte 19, Centrocampo 16, Ardor 15, Rebaudengo 4. Le nostre telecamere domenica saranno a Castellamonte per seguire la sfida contro la Rocchese. La squadra del presidente Cena, in caso di vittoria, occuperebbe una posizione sicura. Adesso andiamo a vedere l'elenco completo degli incontri. Castellamonte, Rocchese, Centrocampo, Corio, Emit Boys, Iveco, Mappano, Forno, Rebaudengo, Castiglione, Junior Salassa, Ardor, Mappanese, Valdocco.